Fai le condoglianze alle famiglie? Non ho mai visto nulla di simile. Beh, io non ho mai visto uno con le ceneri della madre. Certo. Credi che il funerale di mio padre sia stato così? Ero troppo piccola. Ma la sua morte infranse il sentiero d'oro. Sarebbe diverso se fosse morto lottando. Invece no. Fu assassinato. Assassinato? Aspetta, aspetta, cos'è successo? So solo che è stato ucciso nella sua casa est di Banapur. È ancora là. Potresti andarci e scoprire qualcosa in più su di lui. Ma fai attenzione. Quella zona ora appartiene a Nur. Devo andare. Riflettendo sulla mia immagine a livello mondiale e pensavo che mi manca il supporto di una celebrità. È presente tipo una visita di Dennis Rodman. Forse posso far venire Beckham coi Galaxy per una partita contro il meglio del Kirat. È un po' cliché. Una pop star. Se il dittatore del Turkmenistan può farsi cantare tanti auguri da Jennifer Lopez, anch'io posso avere la mia stella in declino. Sai cosa faccio? Vedrò quanto vuole Kanye. Lo segui su Twitter? Mi fa morire. Mi piacerebbe troppo farmi due risate con lui. Cosa? Budellarlo al contrario? No, non so se si dice, non puoi ribudellare. Tipo smettere e mettere? Oh, merda! Om Nam Shivaya, Om Nam Shivaya, Om Nam Shivaya, Om Nam Shivaya. Om Nam Shivaya, Om Nam Shivaya. Benvenuto, fratello. Sei in un luogo di pace, dove i demoni della vita moderna non possono raggiungerti. Sei al sicuro. Oh, amico, Om Nam Shivaya, Om Nam Shivaya, viene da lontano in cerca di risposte. Noi abbiamo le risposte. Per una modica cifra. Giusto, tutto ha un prezzo. Percepisco. Percepiamo. Percepiamo? Che vuoi sapere chi siamo? Sì, io sono Yogi, lui è Reggie. Ma tu, straniero, tu. Tu sei figlio di una leggenda. Eh? Vedo un mondo di pericoli, una madre dal cuore nero. Ajaigal! Benvenuto nell'ashram del guru. Perché sei qui? Questa è casa dei miei. Perché non ve ne andate? Oh? Casa? Perché vuole che ce ne andiamo? Non lo so, chiediglielo. Chiediglielo tu. Ehi, sono qui. Ah, è qui. Buon per lui, sa dove si trova. Ok, benvenuto, entra. Sì, del resto, tu casa è tu casa. Ora puliamo. Ce ne andiamo presto. Ma prima, un bel calumet della pace. Mentre vediamo i dettagli. Immagino che ti piacciono. Sai cosa? Direi che mi sta bene. E comunque, che cosa fate qui? Ajay, rappresentiamo gli interessi di una certa mediatrice. Sì, sono sicuro che vorrebbe conoscerti di persona, in carne e ossa. E tu sei la carne. Beh, se non è la carota... Gli piacerà almeno il bastone. Ehi! Ma che co... Cosa cade? Tanti saluti alle buone maniere. Si diceva che chi ti droga ti spegne.
coraggiosi elefanti? Per le tigri feroci? O forse esultate per i terroristi? Figlio del terrorista Mohan Ghal! Fuggitivo del sentiero d'oro! Assassino di uomini innocenti, di donne e figli del Kirat! Ha abbandonato il suo popolo per vivere nella depravata America! Ma ora ritorna in catene per essere giudicato! Giudicato da voi, popolo del Kirat! Ajay Ghal! Alcuni credono che tu possa cambiare le cose, Ajay. È il momento della verità. Guarda i tuoi piedi dentro l'arena. Troverai una lama nella sabbia. Se non sopravvivi, non c'è speranza per noi. Oh, Ajay. Benvenuto nell'arena di Shanath! Che comincino le commesse!
vieni con me. Hai cercato di uccidermi. E ora non più. Sai cosa? Fanculo. Fermo. Stai qui. Ascolta, ti prego. Pola la mia famiglia. Finché non è al sicuro, devo fare tutto quello che vuole Paga. E cosa posso farci io? Il sentiero d'oro vuole Paul morto. Io rivoglio la mia famiglia. Possiamo aiutarci. Come? Posso darti accesso alla fortezza. Oh, Ajay. Vacci piano, corregge gli occhi. Sono pedine, come me e te. Piacerebbe farti visitare i miei cavò un giorno. Qua davanti a me ho tutte le ricchezze del Kirat. Medaglioni d'oro, statue d'avorio, sculture di giada, cosettine deliziose. Vendo tutto quello che posso all'Occidente. Il resto lo fondo per farne qualcosa di più moderno. Il sentiero d'oro dice che rubo la ricchezza al paese, ma sono menzogne! Si sono derubati da soli per secoli, invece di farne buon uso. Ed ecco una lezione per te, Ajay. Il mondo è pieno di ipocriti. Tutti vogliono qualcuno a cui dare la colpa per la loro vita di merda. Nessuno che si prenda le sue responsabilità. La prossima volta che si lamentano per le scuole e gli ospedali, ricordati che hanno nascosto per secoli la loro fortuna in monasteri vecchi e polverosi.